Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Il Recovery Fund al Consiglio europeo, muro contro muro tra frugali e fronte del sud. Michel prova a mediare con l'Olanda, ma Ruth non cede e Kurz chiude no a 500 miliardi di aiuto a fondo perduto. In salita al vertice che dovrebbe trovare la quadra su portate e condizioni degli aiuti. Conte al premier olandese dice impraticabile la tua proposta sul controllo dei piani di ripresa nazionali. Fonti dei Paesi Bassi dicono non l'abbeviamo, poi il tentativo del Presidente del Consiglio europeo. Merkel dice tutti scendano a compromessi e Macron dice in gioco il progetto europeo. Luca Palamara, il PG della Cassazione, dice strategia di danneggiamento del procuratore Creazzo per esigenze di Luca Lotti. Il 21 luglio inizierà il processo disciplinare per l'ex presidente dell'ANM, per cui la Procura di Perugia ha chiuso le indagini. Il comportamento scorretto del PM riguarderebbe inoltre, a giudizio della Procura Generale della Cassazione, anche i colleghi romani Giuseppe Pignatone, ex procuratore di Roma, e Paolo Ielo, procuratore aggiunto. Covid Hospital Civitanova Marche, la Guardia di Finanza sequestra documenti in regione, si indaga per abuso d'ufficio. L'ipotesi è che la struttura ideata da Guido Bertolaso e chiusa dopo pochi giorni di funzionamento possa essere stata allestita girando le norme sugli appalti pubblici. Al momento non ci sono nomi nel registro degli indagati. Coronavirus, 233 contagi e altre 11 vittime in 24 ore. Nuovo focolaio in un ristorante a Savone, accertati almeno 18 infetti. Rimangono stabili rispetto a ieri i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia. Nelle ultime 24 ore sono infatti 233 le persone risultate positive al Covid-19 contro le 230 di giovedì, per un totale che sale così a 243.967 dall'inizio della pandemia, come comunicato dal Ministero della Salute. Cala invece il numero di vittime, sono 11 le morti registrate in un giorno contro le 20 dell'altro ieri, con il totale che si attesta così a 35.028. Coronavirus, il Fondo Monetario Internazionale stima calo record del PIL USA nel secondo trimestre, meno 37%. Danni economici enormi. 2020 si chiuderà a un meno 6,6%. Le previsioni dell'istituto, guidato da Georgieva, parlano di una contrazione senza precedenti per l'economia degli Stati Uniti, che richiederà in un periodo prolungato per tornare ai livelli pre-pandemia, a rischio insomma le fasce più deboli della popolazione. Notizie da Napoli e dalla Campania. Ancora a fuoco le pinete del Vesuvio, pompieri in azione, si sospetta il dolo. Ancora fiamme sul Vesuvio, vigili del fuoco in azione a Torre del Greco. Poco, insomma, c'è un incendio di vaste dimensioni, divampato tra via Boccea e Cappella Bianchini all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio. Sul posto una squadra di vigili del fuoco che appunto ha cercato di domare le fiamme, mentre un'altra si era recata sul posto per dare manforte. Ischia, allarme Covid, domenicana trasferita al Cotugno, era rientrata dalla Lombardia, familiari in isolamento. Una donna di origini dominicane ma residente a Forio d'Ischia è risultata positiva al test rapido per il coronavirus ed è stato disposto il trasferimento con un'idroambulanza in terraferma per poi essere ricoverata nell'ospedale Cotugno di Napoli. La donna, rientrata sull'isola dopo un periodo trascorso presso un familiare a Livigno, provincia di Sondrio, aveva manifestato sintomi tali da richiedere il ricovero nell'ospedale Rizzoli, dove è stata sottoposta all'esame sierologico con esito positivo. La direzione del nosocomio isolano ha poi deciso di chiedere il ricovero in terraferma, che viene effettuato con l'aiuto dell'idroambulanza CP454 della Guardia Costiera di Procida. Quattro familiari della donna sono stati posti in isolamento presso la loro abitazione. Notizie dalla Puglia.
al Tamura, scontro tra tir e un'auto, quattro morti, quattro persone hanno perso la vita in un incidente tra un'auto e un tir avvenuto sulla strada provinciale 151 tra Altamura e Ruvo di Puglia nel Barese. Il bilancio è di quattro vittime, tutte a bordo della vettura. Le vittime sono Lorenzo Fraccalvieri, 84 anni, che era alla guida di una Peugeot 208, Rosa Cammisa, 51 anni, sua sorella Filomena Francesca, di 38 anni, e il compagno convivente di quest'ultima, Saverio Artellis, di 40 anni. Ciclista investito a Monopoli, morto Vitalberto Carlettino. Un ciclista di 31 anni, Vitalberto Carlettino, è morto per le ferite riportate a seguito di un incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì sulla strada per Capitolo alla periferia di Monopoli. L'uomo, istruttore di CrossFit, era in sella ad una bici quando è stato travolto da una Mercedes con a bordo due persone fermatesi per prestare i soccorsi. Sul posto sono giunte pattuglie della polizia locale e ambulanze del 118. Ricoverato prima al San Domenico e poi al Policlinico, è deceduto per le gravi ferite riportate alla testa. Notizie da Treviso e dal Veneto. Covid, un nuovo decesso nella Marca, un isolamento, quasi 400 persone. A perdere la vita un anziano di 96 anni con numerose altre patologie provenienti dalla casa di riposo Don Bozzolla. Tre nuovi casi positivi, due badanti straniere e un italiano. Dalla Costa lascia rimpianto Veneto Banco. Qualcuno ha voluto tagliarmi fuori, ha detto nel prossimo mese di ottobre il procuratore capo di Treviso andrà in pensione. A giorni sarà pubblicato il bando del CSM per la sua sostituzione. Arte magica, torna a Treviso il festival dedicato all'incanto, presentata la seconda edizione dell'evento che si terrà in città dal 23 luglio. Magia e mental coaching fra musei e piazzi per scoprire come essere felici allo stato puro. Asolo, bus navetta gratuiti per raggiungere il centro storico. Dal 18 luglio al 26 settembre, tutti i sabati sera, servizio di bus navetta gratuito per i turisti del centro storico. Rimodulati anche gli orari dei bus navetta nei giorni festivi. Passaggio Tirindelli, l'area privata diventa ad uso pubblico, lavori imminenti dopo l'abbattimento del diaframma tra via Silvio Pellico e piazza Oberkochen a Montebelluna. Il sindaco ha detto che inizia l'ultima fase di riqualificazione del centro. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Scontro tra barche alla foce del Natissa, un ferito grave, incidente in serata ad Aquileia, un uomo finito in acqua è stato rianimato sul posto. Incidente, come dicevamo, in serata sul fiume Natissa, nella zona della foce ad Aquileia. Da quanto si è potuto apprendere, un uomo che si trovava a bordo del proprio natante è andato a schiantarsi contro una bricola, è finito in acqua e ha perso conoscenza. È stato trascinato fuori dal fiume da alcune persone che erano presenti in quel momento sul posto. Trovato morto in casa dopo due giorni, comunità della Varresia in lutto per la tragica scomparsa di un uomo di 74 anni. Lutto in Varresia per la morte improvvisa di un uomo di 74 anni trovato senza vita in casa. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini e parenti che non avevano sue notizie da qualche tempo. Si sono insospettiti dalle serrande sempre abbassate. È scattata così una chiamata al 112. Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco insieme ai carabinieri e al personale sanitario. Scontro fra veicoli, un furgone nel fosso, un incidente poco dopo le 15 lungo la viabilità provinciale tra San Giorgio della Richinvelda e Spilimbergo. Un incidente poco dopo le 15 e lungo la viabilità provinciale tra San Giorgio della Richinvelda e Spilimbergo in località Provesano. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Spilimbergo, intervenuti per rilievi e viabilità, si sono scontrati tre veicoli, un furgoncino e finito nel fossato. Maltempo sul Friuli, violenta grandinata arriva ad Arcano. Nel primo pomeriggio rapida ondata di precipitazioni che ha imbiancato le strade. La rapida ondata di maltempo che ha interessato il Friuli nel primo pomeriggio ha provocato parecchi disagi nell'area collinare, in particolare nell'area di Rive d'Arcano. Si è scaricato un mix di pioggia in grandine che ha imbiancato le strade.
Gorizia, laboratorio della cocaina scoperto in via Ernada. La Polizia di Stato ha arrestato un giovane isontino condannato a 7 anni e 50.000 euro di multa. La Polizia di Stato di Gorizia ha concluso un'operazione antidroga denominata You Again, che ha portato all'arresto di un giovane isontino condannato appunto in tribunale, dal tribunale di Gorizia, a 7 anni di reclusione e 50.000 euro di multa. L'indagine, svolta in poco più di 3 mesi dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile della questura di Gorizia, ha consentito di provare la fitta rete di spaccio promossa e gestita dal goriziano, che aveva ricavato all'interno di una villetta disabitata di via Ermada un posto sicuro per lo stoccaggio e la preparazione delle dosi di cocaina destinate allo spaccio. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.